Donne di Zucchero, questa è la copertina musicale che abbiamo scelto per questa 12ª puntata di Parole on the Road e che dedichiamo interamente all'ospite che è già in collegamento con noi. Lei è un'attrice, una scrittrice, una donna di grande successo, devo dire una bella donna, davvero una gran bella persona. Con noi Claudia Conte, buon pomeriggio Claudia! Ciao Giuseppe, grazie per quello che hai detto. È la cosa più bella che si possa ricevere con te, complimento, no? La bellezza dell'anima. È vero. Guarda, io devo dire la verità, intanto ti ringrazio per aver accettato l'invito e per essere qui con noi oggi. Però ma figurati, noi siamo anche praticamente compaesani. Sì, proprio vicini, vicini. Tra poco, insomma, racconteremo anche il perché. Però noi ci siamo sentiti qualche giorno fa, devo dire, io ti conoscevo come artista tutto tondo, insomma ti ho seguito nelle fiction, nei film che hai fatto, però parlare con te veramente mi ha dato la dimensione di una grande donna, dico sul serio. Grazie, ti ringrazio, sicuramente una donna, questo ci tengo perché insomma, tra l'altro ho anche un premio io al Festival di Venezia, al Festival di Roma dedicato alle donne, quindi per me essere donna è un vanto, è un privilegio. Senti, allora partiamo subito con raccontare la tua carriera straordinaria, perché tu hai recitato nelle fiction più importanti di Rai e Mediaset, noi abbiamo anche scritto nei post di presentazione, da Don Matteo a Rosy Abbate. Come nasce la tua passione per la recitazione? Nasce per caso, in realtà, perché io ero un atleta, mi occupavo di sport, facevo atletica leggera a livelli agonistici, a Cassino, tra l'altro, mi allenavo 3 volte a settimana e la domenica la gara, quindi pensavo veramente che mi sarei dedicata anima e corpo allo sport. Poi purtroppo mi viene diagnosticato un morbo, il morbo di Hodgkin-Lasker, già la parola è brutta e cattiva, e quindi ho dovuto smettere di fare agonistica e ho passato un brutto periodo della mia vita, un periodo triste, un periodo veramente di grande sofferenza e dolore, di cambiamento, però questo mi ha insegnato che a volte anche proprio dalle sconfitte, dai momenti brutti, si può prendere invece la forza per trovare quella che è davvero la nostra vocazione, no? Certo. E quindi ho scoperto la recitazione, l'ho scoperta per caso, l'ho scoperta perché era un brutto momento e quello poteva essere per me un diversivo, una valvola di sfogo, perché il teatro, ricordiamo, è terapeutico. Bellissimo. Quindi per i giovani che magari affrontano problemi particolari, no? Il teatro sicuramente può essere uno strumento, come anche la musica, ma l'arte in genere è uno strumento meraviglioso per curare la nostra anima. Sì. E io così ho fatto, l'ho utilizzato all'inizio per curarmi, quindi mi ha salvato, mi ha letteralmente salvato. Poi io, che fai? Se una cosa ti salva, non gli sei devoto per tutta la vita. Questo è fatto. E da lì sono una donna fedele. Da lì hai continuato con appunto questo percorso meraviglioso, ti ha portato a interpretare tanti ruoli, però ce n'è uno in particolare che ti è rimasto proprio dentro, cioè quando pensi a quel ruolo ti viene un'emozione forte? Beh, allora, sicuramente uno degli spettacoli a cui sono più legata è Ulisse, Il mio nome è nessuno, di Valerio Massimo Manfredi, grandissimo scrittore, tradotto in tutte le lingue, insomma, autore di bestseller mondiali, da cui hanno fatto dei film a Hollywood importantissimi, e ho avuto il privilegio di interpretare tutte le donne di Ulisse. Quindi la donna, ancora una volta, come portatrice di grandi valori, ma anche diversi, perché la donna è complessa, ogni donna è diversa, e le donne di Ulisse sono l'emblema di questo, no? Cioè Penelope, che è, come dire, fedele ma astuta, ricordiamo, no? Il gomitolo di Penelope, che lei per aspettare il marito costruiva questa tela e poi la disfaceva di notte, no? In modo tale da prendere tempo. Certo. Grande astuzia. La maga Circe, quindi la donna nella sua veste anche ammaliatrice, no? È capace di prendersi quello che vuole, quindi una donna determinata, forte, con dei poteri straordinari.
Poi c'è Nausicaa, quindi la dolcezza, la donna dolce, la donna materna, cioè nonostante giovane, però che è pronta ad aiutare, no? La grande generosità delle donne, del cuore, appunto, dell'animo. I tanti volti delle donne, che insomma è un Sì. universo così variegato, Variegato. Insomma, veramente tanto. Quindi in quello spettacolo mi è rimasto dentro perché ho avuto possibilità veramente di illustrare tutti i volti delle donne. Concittadini, perché tu sei originaria di Aquino, io di Pontecorvo, quindi siamo proprio attaccati praticamente. È vero, incredibile, bello, bella coincidenza. Vero. Senti, qual è il tuo rapporto con Aquino? Perché tu adesso non abiti più lì, insomma sei a Roma se non sbaglio, no? In realtà è da tanti anni, perché poi ho vissuto anche in America, a New York, e ho viaggiato tantissimo. Per cui, però ho sempre avuto un po' il richiamo, no? A casa, un po' perché c'è la mia famiglia, un po' perché ci sono nata, ho fatto le scuole, la scuola San Benedetto di Cassino, che è una scuola bellissima, meravigliosa. E sono terre speciali, hanno una forza atavica, veramente forte. Aquino in particolare io sono molto legata, poi al paese di San Tommaso d'Aquino, c'è la torre, c'è una torre bellissima, gli scavi archeologici, secondo me sono zone straordinarie da valorizzare sempre di più. Speriamo di farlo, dai, con delle nuove iniziative che sono anche in programma. Senti, ma qual è il tuo luogo del cuore di Aquino? Cioè quello proprio che quando ci pensi con amore. Beh, mi piace molto appunto la zona dove c'è la torre di San Tommaso, tra l'altro lì sono riuscita anche a fare a portare uno spettacolo mio sull'amore, La verità vi prego sull'amore di Francesco Polloni, in musica, in cui appunto canzoni e parole, molto molto bello, proprio sotto la torre di San Tommaso d'Aquino, quindi forse quella è la mia zona del cuore. Originaria della Ciociaria, ma legata anche al Pontino e in particolar modo sì. A Sperlonga. Assolutamente. Tra l'altro tu sei stata protagonista del videoclip Vieni con me a Sperlonga, voluto all'ente Sperlonga Turismo lo scorso anno. Sì, con Luca Ward abbiamo realizzato questo video breve ma veramente spettacolare, perché in pochi minuti racconta la bellezza di Sperlonga, che è un borgo veramente che ti rapisce. Secondo me è il posto, uno dei posti più belli del mondo. Senti, ma a te cosa ti ha colpito, cosa ti ha conquistato proprio di Sperlonga? Mi ha conquistato sicuramente la grotta di Tiberio. L'imperatore Tiberio aveva costruito questa grande villa, ricordiamo, una a Sperlonga, l'altra a Capri, e erano proprio le sue ville dove risiedeva. E lì ci sono ancora i resti di queste ville straordinarie. E quindi c'è il sentiero poi di Ulisse, quindi io ho fatto uno spettacolo bellissimo, abbiamo detto, quello lì di Ulisse, l'ho portato anche a Sperlonga quello spettacolo. Quindi farlo lì sicuramente è stato veramente affascinante, perché nel sentiero di Ulisse andare a portare lo spettacolo di Ulisse è stato molto molto bello. E quel sentiero io lo faccio sempre, poi Sperlonga è bella perché c'è il mare e c'è la montagna, quindi spesso io me ne vado anche in montagna, a piedi mi scalo quel piccolo monte vista mare, in cui si separano in cui si possono vedere i due golfi, cioè si vede Bazzano straordinario e si vede Sperlonga, la parte dove c'è la torre, no? La torre Truglia. Tra l'altro, se non ho capito male, tu hai anche trascorso il periodo del primo lockdown, quello della scorsa primavera del 2020, proprio a Sperlonga, vero? Sì, perché mi trovavo lì, io ho una casa a Sperlonga, mi trovavo lì quando hanno fatto il decreto, insomma, della zona rossa, e quindi sono rimasta bloccata. Per fortuna, sono veramente felice di questo, perché mi ha dato modo ancora di più di apprezzare quel luogo fantastico. Quindi ho passato lì quei 3 mesi difficili che tutti noi abbiamo passato dentro casa, e io l'ho passato lì. Quindi il legame si è sicuramente amplificato, perché poi andavo a fare la spesa, conoscevo tutte certo. le botteghe, tutti i posticini, no?
Ma tu fai la spesa, ma sai cucinare? Mi impiccio un po' dei fatti tuoi, ecco. Io adoro cucinare, poi sono testimonial di un'azienda meravigliosa che si occupa di prodotti bio. Si chiama Ortelia, frutta e verdura, e quindi sono veramente una grandissima amante della frutta e della verdura. Non mangio la carne, mangio il pesce e cucino anche abbastanza bene, dai, mi dicono così. Quando noi abbiamo annunciato la tua partecipazione, devo dire che la radio è stata presa d'assalto con i messaggi che ci sono arrivati sui social, Instagram, Facebook, eccetera. In particolar modo le ragazze ci hanno chiesto di chiederti, quindi io ti rigiro la domanda pari pari, ma come fa Claudia per stare così in forma? Vita sana, quindi tanto sport, tantissimo sport, e quando posso, per esempio, adesso no, è un caso che sono seduta, ma io spesso e volentieri quando ho delle call di lavoro oppure delle interviste, io metto le scarpette da ginnastica e cammino. Quindi mi faccio lunghissime passeggiate, esco di casa e non so dove vado a finire, se poi mentre parlo mi perdo, vado a finire in dei posti stupendi, poi vivo a Roma, quindi scopro anche dei posti nuovi ogni volta, che Roma è piena di sorprese, quindi mi muovo tantissimo e poi sto anche attenta, dico la verità, nel senso cerco di non esagerare, però io adoro i dolci. Io adoro tantissimi dolci, quindi non mi faccio mancare lo spizio. Quindi diciamo il connubio classico che insomma è sempre una certezza, cioè attività fisica e alimentazione sana. E poi alimentazione sana e poi soprattutto io bevo un'acqua particolare, acqua Kangen si chiama, e da quando bevo quest'acqua alcalina ionizzata ricca di idrogeno ho cambiato proprio tutto lo stile di vita, perché quest'acqua è meravigliosa, mi fa sentire, mi dà molta più energia, è antiossidante, e quindi anche questo sicuramente ha influito. Ci sono dei piccoli segreti, Una nostra ascoltatrice Viviana ci ha mandato una domanda per te, che vuol sapere com'è lavorare insieme con Terence Hill. Intanto la salutiamo, Viviana. Sì. E poi guarda, una bellissima esperienza, perché lui è un vulcano, è vero tutto quello che vedete, che lui è in bicicletta come un pazzo, che corre, è un atleta, è un grandissimo sportivo. E quindi è un uomo, un vulcano, pieno di mille risorse, divertente. È stata una bellissima esperienza. E lui è un grande, veramente un grande. E poi sa fare tutto, secondo me, comico e drammatico, un attore completo. Vabbè, è vero, anche perché la sua carriera poi lo dimostra. Sì. Lo ricordiamo pure con Bud Spencer. Meraviglioso, fantastico. E guarda, oltre a Viviana, c'è scritto anche in questo caso un ragazzo, Antonio, quindi... che ti fa una domanda, Antonio, che è diametralmente opposta, ci chiede se sei insomma innamorata. No. Quindi... allora, no, non è completa, perché sì, nel senso sono una persona che vive pensando che l'amore è la più grande forza dell'universo, quindi sono piena d'amore. Io ho amore per la vita, che penso sia un dono preziosissimo, e quindi la voglio celebrare ogni minuto, ogni momento. Vivo con grande amore, e l'amore si trasmette attraverso la propria arte, attraverso le amicizie, insomma io amo la natura, ci sono tante cose che amo, quindi vivo con amore, però non ho l'amore, nel senso non ho il compagno in questo momento. Ti manca il fatto che non hai un compagno? No, non mi manca, perché io ho creduto tanto nell'amore, ho avuto delle storie e purtroppo poi non sono andate bene, però penso che le cose non debbano arrivare al momento giusto, quando noi siamo pronti per riceverle. Credo molto nella legge dell'attrazione universale, no? Secondo cui noi siamo quello che pensiamo, quindi attraiamo ciò che in quel momento è giusto per noi. Per cui sono certa che quando sarò pronta arriverà la persona giusta, senza bisogno di cercare. Vero, beh sì, io anche sai, la penso un po' come te, cioè nel senso che a volte uno più cerca e meno... insomma... Poi io non ho neanche il tempo, ti dico la verità, cioè comunque trovare la persona significa dedicargli molto tempo, molte energie, e io a volte sono un po' presa da tante cose, dal lavoro...
e quindi, come dire, deve arrivare il magico accordo, sai, quando va tutto liscio, no? Quando fila perfettamente, senza, insomma, è una magia l'amore, quindi... Infatti. Senti, appunto, molto impegnata, perché tu sei un'attrice, sei una scrittrice, ma sei anche una donna molto impegnata nel sociale. Io so che il prossimo 13 maggio tu stai organizzando un evento. Un grosso evento con il Vaticano, quindi come puoi pensare, come puoi immaginare, piena di meeting, perché ho 13 attori, cantanti, ho delle aziende che mi sostengono. Per cui l'impegno è importante. Poi organizzare un evento in questo periodo che ancora non siamo del tutto usciti, anzi siamo ancora dentro la pandemia, quindi bisogna seguire tutte le misure, ovviamente distanziamento, è veramente complicato, però questo è un segnale importante. Infatti il mio evento si chiama Insieme per la Rinascita, perché vuole essere proprio un buon auspicio che possiamo ritornare ad abbracciarci, a tornare alla nostra vita, alle nostre emozioni, a sperare, a credere nel futuro, che tutto finirà. Soprattutto un buon auspicio, lo speriamo anche per il settore dello spettacolo, no? La ripartenza e la rinascita, questo deve essere. Infatti ci sono tanti artisti, c'è Annalisa Minetti, c'è Emanuela Villa, c'è Luisa Corna, c'è Antonio Giuliani, Giampiero Ingrassia, Pino Calabrese, Mariano Rigillo, sono davvero tanti ed è meraviglioso, meraviglioso. Allora, il tuo evento, parlavi appunto prima, quello del 13 di maggio, sarà un evento che segna un po', cercherà almeno insomma di ben augurare sulla ripartenza, una ripartenza che ci auguriamo anche per il mondo dello spettacolo. Eh sì, quello è proprio il motivo per cui stiamo organizzando questa iniziativa, che ricordiamo anche un evento charity, raccolta fondi, perché mi piace sempre pensare alle persone che sono meno fortunate, e quindi è proprio il mio stile di vita questo, cerco di fare tutti i progetti che possano anche aiutare le persone. Tra i tanti progetti che tu fai c'è anche un premio alla Mostra del Cinema di Venezia. E alla festa del cinema di Roma, sì. Ecco, sì. Che è dedicato alle donne, giusto? Si chiama Women in Cinema World. Sì, la sua mission è quella della valorizzazione delle donne nel cinema, in un ambiente molto maschilista. Invece il bello è proprio quello, dimostrare che le donne con la propria forza, il proprio talento, la brillantezza, la tenacia, la determinazione, possano ottenere dei risultati importanti e quindi cambiare un po' la prospettiva mentale e soprattutto culturale del nostro paese. Beh. Quindi dopo il MeToo, dopo tutto quello che c'è stato, ovviamente ti ricordi, no? Sì. Weinstein, caso Weinstein, Molestopoli, è un segnale importante. Vero. Un segnale importante. E quindi abbiamo deciso di premiare tutte le donne in tutto il mondo. C'è stata Kate Blanchett, Louise Bensegnier, Paola Cortellesi, nostra, Liliana Cavani, Francesca Comencini, tutti nomi importanti. Io lo dico ai nostri amici ascoltatori, in apertura di puntata l'avevo detto, una grande donna, e penso in questa intervista di aver, insomma, come dire, dimostrato che quell'affermazione era assolutamente giusta e corretta per te. Sei gentilissimo, Giuseppe, grazie di cuore, complimenti a te che non ci conosciamo, ma mi sembri veramente un ragazzo dolcissimo, veramente ci dobbiamo conoscere così diventiamo anche amici veri. Assolutamente, amici con grande piacere, grazie di cuore per essere stata con noi.